E ciao a tutti, zunzumini miei, eccomi! Sono la vostra Gilda Fashion, sempre io, e benvenuti in questo mio nuovo video zoom zoom zoom! Sì, avete capito bene, zunzumini miei? Ho da capo, diciamo, la torcia, ho riavuto indietro la torcia, infatti vedete che c'è più luce, sono di nuovo seduta, però non temete, perché da quel che ho capito, alcune volte non dispiace, non vi dispiace vedermi in piedi anche parlare. Vi prometto che qualche volta, di tanto in tanto, realizzerò dei video anche in piedi. Allora, oggi oramai la torcia, avendola avuta, diciamo, di pomeriggio, ormai per oggi concludo che anche oggi faccio soltanto un video, in cui saluterò ovviamente anche chi ha lasciato i commenti sotto i miei video. Però da domani ne faccio almeno due, poi se mi va bene 3-4, dipende. Allora, innanzitutto, cosa faremo in questo video? Come avete ben visto dalla copertina del video, appunto, vi farò vedere tre piccoli acquisti e poi ci sarà anche una sorpresa e anche una canzoncina. Intanto vi ricordo di iscrivervi al mio canale Gilda Fashion su YouTube, se siete persone che non si prendono troppo sul serio, se siete praticamente persone pazze, come me. Bene. E mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi, condividete i miei video. Prima arriviamo a 2000 iscritti, prima porterò sul canale un video ancora più speciale. Mi raccomando, seguitemi anche su TikTok, GildaFashion94. E saluto speciale il mio grande amore Romolo, il mio fidanzato, l'amore della mia vita. Ti amo Romolo, ti amo amore mio. Bene, quindi se volete, diciamo, farvi due risate in più, seguite anche lui, Crudo Cotto e Mangiato con Romolo su YouTube, e seguitelo anche su TikTok, Crudo Cotto e Mangiato 72. Volevo precisare una cosa: se volete assaggiare la crema tartufata e se siete di Bari, andate al Bar Carmen da Pasquale. Buonissima, si trova praticamente su Via Brigata. Ecco. Allora, ciao Pasquale, adesso passiamo ai saluti. Io saluto Teresa Magellano, ovviamente, Ilaria Simioni, Vincenzo De Welto, Stefania 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 Stefania, Violetta, Bari nel cuore, 1997, Fuga da New York. Mo. Costantin Rotaru, Francesca Lacobucci, Noemi Matteucci, Claudia Esther Napolitano. Salutami il senatore, scherzo. Allora, baci baci, fescio per tutti. Allora, io ci tengo a dire alcune cosine, poi diciamo andiamo avanti con il programma. Allora, badate bene che io ho capito che, vabbè, la family mi ama, lo so, però io non pensate che ho capito che fra quelli che mi seguono c'è qualcuno che fa parte anche di quell'altro gruppo, perché io non sono stupida. Ho individuato qualcuno che mi segue, ma che è anche nell'altro gruppo. Però badate bene, finché siete gentili, mi lasciate dei commenti, diciamo, gentili, appunto, oppure fate delle domande che ci possono stare, io vi saluto, vi continuerò sempre a salutare, rispondo, eccetera. Però se iniziate a fare qualche domanda che entra più nel personale o riesco anche solo di poco a percepire qualcosa di strano, sappiate che vi blocco. Ecco, questo è quanto. Seconda cosa, cambiando argomento, volevo dirvi che posso rispondere a tutte le domande che volete, però se si entra un po' troppo nel personale, beh, io non me la sento personalmente. Detto questo, andiamo avanti. Io volevo mostrarvi due cose. Innanzitutto ho preso questo pantalone molto leggero e vi spiego perché. Sembra, cioè è un modello che si usa proprio così, vedete? Guardate che carino, sono cose di boutique low cost. Guardate, praticamente sono così. Allora, questo pantalone è molto sottile, ma in realtà non è trasparente, ve lo garantisco, anche perché deve andare morbido, deve scendere morbido. Perché ho scelto questo pantalone? Uno, perché in questo periodo fa caldo e ci sta. Poi, siccome io quando mi sono fatta fare l'analisi di armocromia, saluto Giulia Valerioti da Roma, mi ha fatto appunto un'analisi di armocromia che, diciamo, in cui non mi ha soltanto detto che la mia palette è quella dell'estate profonda, Summer Cool, a livello di colori e tutto il resto. Mi ha anche detto che tipo di pantaloni mi dona di più. Allora, il pantalone che a me dona di più, dal momento che sono più diciamo, formosetta sotto e ho un bel vitino stretto su, mi ha consigliato dei pantaloni a vita alta, magari con l'elastico in vita per esaltare il vitino, e soprattutto crop, tagliati alla caviglia, magari che scendono anche in maniera molto morbida e larga. E diciamo, il colore che mi sta meglio è il blu notte, e la fantasia che mi dura di più sono le strisce verticali, perché tendono a, diciamo, a dare l'impressione di essere un po' più magre rispetto alle strisce orizzontali che tendono ad allargare
allargare, per esempio, se una ragazza è molto 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 magra, è meglio che indossi un pantalone con le strisce orizzontali. Quindi perfetto praticamente, perché il modello è perfetto, è pure leggero perché fa caldo, è blu notte, ha le strisce verticali, tra l'altro blu e bianco, più blu e bianco, blu notte e bianco, sta benissimo insieme, fanno parte, sono due colori che fanno parte della mia stessa palette, quindi è perfetto. E ora vi faccio vedere l'altra cosina, questa è una gonna, siccome quest'anno si usano molto le gonne lunghe, però io ho delle gonne più corte, mi mancava una gonna lunga, una ce l'ho già ma è vecchia. Io sapete che il mio colore preferito è rosa, quindi ho unito l'utile, diciamo, al dilettevole. Io ho preso questa, praticamente è una gonna dal colore che io adoro, adoro, top, è una gonna lunga dal colore che preferisco, e vedete che si può anche allacciare in vita, però questo laccio è attaccato, si fa il fiocchetto, ma la particolarità di questa gonna, che anche questa è low cost, è che praticamente avanti ha tipo uno spacco, vedete? Vedete questa parte qui? Questa parte? Si apre davanti, è molto bella, si apre davanti, vedete? È molto bella, e io semplicemente l'adoro, l'adoro, top! E poi ho acquistato, vabbè, non vi faccio vedere il deodorante, cioè sono cose normali, voglio dire, se, diciamo per me. Ho acquistato questa maschera viso, che però proverò con voi in un altro video, la proveremo insieme. In verità ho acquistato anche delle caramelle, però sono cose che proveremo insieme in altri video. Questa maschera qui. Allora, vi dico la verità, questa l'ho acquistata in tutta sincerità da Tigotà. Ero all'Ipercop, l'ho acquistata da Tigotà, che era di fronte alla Tiger, l'Ipercop quella di Via Pigia, della mia città di Bari, praticamente, vabbè, dico Time Franchising, allora, questa si chiama maschera detox, praticamente 97% di ingredienti naturali, formula vegana e idrata fino al più del 41%, questa qui è l'aloe vera e al carbone vegetale, ed è testata dermatologicamente, praticamente per pelli normali, per pelli normali miste e per pelli sensibili. Non l'ho pagata neanche tanto, l'avrò pagata quasi 3 euro. Vi dico la verità, ovviamente quella è in tessuto e dovete tenerla, diciamo, 5-6 minuti, non di più. E allora, io per esempio, personalmente, io non ho mai avuto la pelle grassa, ma neanche secca. Diciamo che a volte mi ritrovo qualche brufoletto, a volte no. Ho la pelle mista, per intenderci. Questa maschera, cosa fa? Qual è lo scopo di questa maschera? Questo video vuole essere anche, diciamo, un video informativo, non solo divertente. E questa maschera praticamente ha lo scopo di purificare la pelle, un po' come l'effetto che fa la maschera di Sephora alla spirulina, quindi anti-inquinamento, quella più indicata per le pelli miste. Sappiate che se invece andate da Sephora, quelle indicate sono al melograno e alla spirulina, per intenderci, oppure sì, cetriolo, rinfrescante, però la spirulina di Sephora è il massimo per l'anti-inquinamento per quanto riguarda le pelli. Però per la pelle mista, questa qua, proprio c'è scritto pelli normali miste, detox da Tigotà. Quasi 3 euro, la devo ancora provare, la proveremo insieme in un altro video. Adesso voglio cantarvi una canzoncina, ma non la canto tutta perché è troppo lunga, canto giusto un pezzettino, e poi sorpresa! Un giorno il grillo disse alla formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Non me la ricordo più. Na 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 na. Boh. Mi sembra di sentire mia sorella, che aveva fidanzato di Cantù, voleva averne uno anche in Cina, e adesso il fidanzato non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. Bene, non volevo annoiarvi, adoro, top, voi direte, perché la barca? Non remate, non remate, non remate, non remare, non remare, non remare. Bene, bene. Allora, amore mio, c'è un'altra sorpresa per te. Eh sì, anche questa volta non te l'ho fatto vedere. Ora tu dirai, mi rivolgo a Romolo del canale Crudo Cotto e Mangiato con Romolo. Allora, tu dirai, e quando l'hai fatto questo? Non l'ho fatto stanotte, stai tranquillo, ho dormito stanotte. Semplicemente
quando ci sono dei momenti di pausa fra una videochiamata e l'altra, magari mentre tu stai andando in scena, che vi stai mettendo in modalità aereo, io tra una cosa e l'altra uno schizzo e poi lo completo in ogni parte in cui diciamo non ci sentiamo, che magari stai facendo qualcos'altro tu. C'è una sorpresa per te. Ti ricordi, amore, ovviamente mi rivolgo anche a chi mi segue, ti ricordi quando tu mi hai detto, dai, in videochiamata, hai detto a me, dai, fammi uno screenshot, fammi la foto così, che volevi che ti riprendessi tu, che mi guardi con quegli occhi dolci? Ci ho provato e questa sorpresa è per te, per dimostrare a te stesso, ma anche agli altri, che io ti amo così tanto che disegnarti mi viene proprio facile, cioè tu sei l'emozione più bella che potessi vivere e se tornassi indietro mi rinnamorerei di te 300.000 volte. E che dirti? Meno male che il mio cuore batte il tuo nome, perché non poteva battere altrimenti. Io voglio stare solamente con te, voglio esserti fedele nel bene, nel male. E quando arriverò da te ti dimostrerò che ti amo tanto, ma farò di tutto, cioè ti dimostrerò che ti amo anche in altri modi, vedrai. Sei pronto per vedere la mia opera d'arte? Spero che ti piaccia. Questa volta ho disegnato un volto, solo il volto. Spero che ti piaccia, amore mio. Questo è il tuo volto quando mi guardi in videochiamata, quando ti metti di lato così. Quando ti metti così. Che ti metti così. Mi piace un sacco, cioè a me piace. Spero che ti piaccia. Io le pupille ho cercato di riprodurre quella luce che è negli occhi il più possibile. E sinceramente vedi anche il fulmine come l'ho fatto preciso. Cioè io spero di essere stata brava. Vi ricordo che non ho mai studiato a scuola d'arte, io ho frequentato un professionale del turistico, non ho frequentato istituto d'arte, non ho mai studiato in privato arte, semplicemente questa è la mia ispirazione nell'amare quest'uomo. Io sinceramente, amore mio, ti amo, che dirti? Io penso che ognuno può aver sbagliato nella propria vita nel passato, chiunque ha fatto fesserie, chi più, chi meno, però secondo me la vera fesseria più grande la fa chi passa tutto il proprio tempo a criticare sempre delle stesse cose, della stessa persona, perché io dico, andate avanti, cioè alla fine, cioè non ha senso ruotare sempre intorno. Abbiamo capito, tanto anche che fosse, cioè io quello che dico, anche che cosa pretendete, che lui vi debba dire scusa per quello che vi ho fatto? Io penso che ognuno ha le sue ragioni, chi più ha torto, chi più ha ragione, certamente oramai non vi rimetterà nella sua rubrica, cioè voglio dire, non è che vi ricontatta uno a uno, quindi alla fine andate avanti, cioè non è che si può tenere ormai niente indietro. Quindi ormai io dico, è inutile, la vita è già troppo breve per passare il proprio tempo ad odiare qualcuno, piuttosto investite le vostre energie per cercare qualche emozione nuova altrove. Io dico soltanto una cosa, il tempo è maestro, amore mio, come te, ci sei bel, io ti amo tanto. E mi stai dando delle grandi soddisfazioni perché si vede che ti stai impegnando. Io solo so quanto tu ti stai impegnando e ho apprezzato il fatto che mi hai detto che quando verrò da te andiamo insieme alle agenzie, alle parti. Sto apprezzando il tuo impegno nel dire che vuoi trovare altri lavori di qualunque tipo purché tu possa stare con me. Sto apprezzando tutto quello che fai e io solo so, diciamo, le cose che tu fai per contribuire, io solo so tutto quello che tu fai, gli altri non lo sanno perché giustamente sono fatti tuoi, però io lo so bene quello che tu fai, gli altri vedono soltanto una piccola parte della giornata e questo è il vero Romolo, questo è il suo sguardo e questo sguardo io lo voglio per sempre, non voglio vedere uno sguardo diverso da questo, amore mio, per favore, io voglio che tu rimani con questo sguardo dolce. Perché il vero Romolo è quello. Ti amo tanto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale su YouTube Gilda Fashion e su TikTok Gilda Fashion 94. Seguite anche Crudo Cotto e Mangiato con Romolo su YouTube e seguitelo anche su TikTok Crudo Cotto e Mangiato 72. Oggi è stato un video diverso dal solito. Mi raccomando, un abbraccio immenso. Un altro bacione speciale per te, amore mio. Ti amo tantissimo. Ti amo, Romolo. Sei la mia vita. Adoro, top 1.
un bacione dalla vostra Gilda Fashion. Ovviamente ricordatevi che gli altri saluti li farò nel primo video di domani. Maledetto telecomandino.